stati avvertiti in tarda mattinata della presenza di colombi morti sul selciato a Sottomarina, area fondamenta dell'Usenzo lato sud. Una decina i corpi a terra che ci hanno poi comunicato non essere tutti morti, ma alcuni, forse ancor peggio, agonizzanti. Viene da pensare che siano stati avvelenati, anche perché una concentrazione simile di esemplari in sofferenza o deceduti non sembra possa giustificarsi in altro modo. Al ritiro delle carcasse penserà l'ufficio ambiente del comune di Chioggia, avvalendosi di una ditta specializzata. Se si trattasse di un avvelenamento, la polizia locale potrebbe aprire un fascicolo e indagare per trovare il colpevole. Qualche telecamera nell'area certamente sarà stata funzionante. La fascia di tempo potrebbe essere limitata. Questa mattina un gruppo di colombi si era visto banchettare nella zona poco prima della segnalazione, probabile quindi che siano gli stessi. Se fosse vero che qualcuno ha deliberatamente gettato loro del cibo avvelenato, ci si chiede dove avesse la testa. Non ha pensato che qualche cagnolino al guinzaglio o qualche gatto di casa in libera uscita avrebbe potuto cibarsi dello stesso cibo? Nel frattempo, una ricercatrice di Padova, avendo visto il nostro post a riguardo e ad avendo in essere un progetto che si occupa proprio di colombi, della tutela e del sostegno della specie, ci ha contattato chiedendo maggiori informazioni per provare a salvare gli esemplari eventualmente ancora in vita. La tempestività è indispensabile in questo tipo di trattamento, ci ha riferito, già alla guida per poter giungere sul posto e somministrare vitamina K nello strenuo tentativo di salvare le loro vite e antidolorifico. L'avvelenamento è una teoria, al momento non abbiamo alcuna certezza che sia questo il motivo della moria dei volatili, ma se fosse questa l'effettiva spiegazione, l'individuo che deliberatamente avesse compiuto questo atto si renda conto della pericolosità di ciò che ha fatto. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. E fa sempre confusione, fa sempre i post, e qua i camion, le donne. Perché fa sempre confusione? Grazie a te. Ascolta, una domanda a bruciapelo. Lei ha sentito parlare di autobus a chiamata? No. Lei sa che c'è una proposta del CTV per le frazioni, siccome il costo di questi trasporti è sempre più alto, devono tagliare le corse, vogliono fare per alcune corse l'autobus chiamata. Lei cosa ne pensa? Non sarebbe una cattiva idea, perché perlomeno per gli anziani che magari si deve muovere, fa una piccola telefonata e ha il bus a portata di mano, ed è una roba abbastanza buona, credo. Dopo non lo so se per tutti possa essere utile, però... Allora, approfittiamo per ricordare che stiamo facendo questa piccola inchiesta per sentire cosa dice la gente. C'è la CTV che ha fatto una proposta, siccome c'è una rimodulazione delle corse, ci saranno dei tagli e quindi si parla di fare un servizio chiamata per le frazioni. E quindi adesso stiamo un po' sentendo un po' cosa dice la gente. Tu hai sentito parlare di questo servizio? No, no, ero totalmente all'oscuro di questo. Ma da qualche parte del Veneto mai sentito? No, però direi che ci vuole un servizio del genere assolutamente, perché non può essere tutto un po' buttato lì, bisogna vedere che necessità c'è in determinate frazioni di chi usa più i mezzi. Diciamo che la gente vorrebbe avere un orario, però se non ce la fai a sostenere, piuttosto che vengano tagliate completamente, forse è meglio chiamate, forse. Sì, assolutamente, sì, bisogna organizzare bene la cosa, o non bisogna sprecare. Si potrebbe prendere e mollare tutte le frazioni con Rovigo e così si arrangia il problema. Cosa dici? Aspetta, direi che Rovigo è un po' troppo là, esatto. Ah. Tu sei della provincia di Padova? Sì. Senti, hai sentito parlare da qualche parte o a Padova o altre parti che c'è il servizio degli autobus a chiamata? No, non ho sentito. Ma hai sentito? Oh. Tu sai se in qualche parte della provincia di Padova o di Venezia ci sono gli autobus a chiamata? No, non saprei rispondere alla domanda. Va bene.
Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Sovvenzioni alla pesca. Su questo si era concentrata la precedente conferenza OMC. Nobili intenzioni soprattutto nella lotta alla pesca yo-yo, sulla quale siamo tutti concordi che debba essere adottato un pugno di ferro, ma un grande spettro all'orizzonte, quello della fine delle agevolazioni fiscali sul carburante per le imbarcazioni da pesca. Da molti anni i nostri pescatori sono minacciati da questa spada di Damocle e dal rischio che si torni a tassare il carburante. Se l'accordo di Marrakesh venisse ratificato dai 2/3 dei membri, non ci rimarrà che appellarci all'articolo 4.3, dimostrando che i sussidi o altre misure, come MAP o raccomandazioni CGPM, sono attuati per ripristinare gli stock. E qui avremo bisogno del sostegno dell'Europa, che finora ha girato la testa dall'altra parte. Ecco perché ad Abu Dhabi non possiamo permettere che gli sgravi fiscali sui carburanti vengano considerati come sovvenzioni dannose. La pesca deve vivere per poter contribuire alla sicurezza alimentare europea. Grazie. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga. La pescheria CAM propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. CAM da oltre 50 anni all'isola Saloni a Chioggia. Basta una marea più bassa del solito per mostrare le condizioni di consunzione delle briccole che delimitano i canali navigabili della Laguna Veneta. A Chioggia, come a Venezia, come altrove, briccole che sono consumate dal tempo, dal moto ondoso o dall'azione distruttrice dei parassiti quali teredini che corrodono il legno dal suo interno rendendolo fragile e meno resistente allo scopo. Molte sono le briccole a rischio di crollo e costoso è l'intervento per la loro sostituzione. Sono circa un 70.000 quelle che, come ai tempi della Serenissima, continuano a fare il loro dovere nell'indicare i canali navigabili. Il costo per la loro sostituzione è molto alto e va sostenuto periodicamente in quanto il legno è soggetto a deperibilità. E l'alternativa potrebbe essere la plastica, materiale che non verrebbe intaccato, ma ad ostacolare il suo ingresso in laguna sembra sia il parere contrario della sovrintendenza, seppur alcuni pali in plastica si vedano anche in Canal Grande e una regola aurea in questo senso non c'è. Il fatto è che se le briccole non vengono mantenute o sostituite, il rischio è che cadano in acqua, galleggiando diventano un ostacolo e un pericolo per la navigazione. La chiglia di un barchino si può squarciare nell'impatto, i passeggeri possono essere disarcionati, il tuffo in acqua può risolversi in uno schiaffo, ma se nel tragitto al malcapitato si trova un ostacolo davanti, il rischio è ben peggiore. Eppure in una città in cui ci si muove in acqua in modo preponderante, la cura di queste strutture dovrebbe essere prioritaria, come la cura degli stessi canali. Carne al fuoco, specialità carne, sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.